Benvenuti amici sportivi da Marco Galeone, che vi presenta Newcastle United contro Lipsia. Una gara molto molto attesa, molto incerta, ma soprattutto una gara valevole ovviamente per il torneo Coppa Internazionale Europea pre-season, ragazzi. Si può partire, l'arbitro fa, insomma, per iniziare la contesa. Kaiser sulla fascia destra, uno sicuramente dei giocatori più interessanti. Palla però recuperata tra le file del Newcastle. La Selz può girarla per Clark. Gufran prova ad avanzare con la sua grande tecnica, è anche molto agile ragazzo, ma parlando di agilità non possiamo scordarci ovviamente Ricci sulla fascia destra del Newcastle. Le formazioni non ve le ho fatte vedere, però sicuramente sono quelle che vi aspettavate, quelle che erano state dette in conferenza. La Sala, ex Palermo, Gufran, gran giocatore, gran giocata qui, però palla che gli schizza poi un fallo laterale. Beh, sicuramente un inizio importante del Newcastle, che vuole dimostrare sin dalle prime battute di poter essere una squadra competente, una squadra che in questo torneo, ovvero un torneo prestagione che magari non darà tantissima gloria, però è sempre un torneo importante, sempre un torneo che bisogna riuscire a portare a casa. Qui lancia lungo, intanto colpo di testa di Lascelles, di Lascelles, del francese, nei confronti poi del suo estremo difensore. Ma ancora Newcastle con la palla tra i piedi. Newcastle che fa possesso e poi cerca di verticalizzare come in questa circostanza con Ricci. Ricci la può mettere in mezzo, però non c'è nessuno, lo aspetta tutti. Il cross in mezzo! Non c'è nessuno però. Mitrovic troppo lontano dall'azione. Gufran tenta il sinistro, si deve ripartire da dietro allora. La Sara gira per Perez. Perez deve tornare però da Yedlin, che ora è in posizione centrale. Palla qui, non filtra il pallone. Shelby ha sbagliato il passaggio, non facile. Peraltro Poulsen butta centrale. Kaiser lancia per Jamelta. Jamelta qui però fermato dall'ottima copertura difensiva. Certo che Newcastle, quanta compattezza, non ha nulla da invidiare a nessuna squadra. Lancio, attenzione, si lancia Gufran sulla fascia sinistra, ma copertura ottima di Kaiser. Jamelta, eccolo qui Kaiser. Kaiser, Poulsen, si gira molto bene, pallone profondità, ma c'è un gran intervento di Clark. Poi Yedlin, che si è fatto vedere più in posizione centrale adesso che sulla fascia, anche perché Ricci molte volte va a fare il terzino destro proprio per difendere meglio, con un uomo in più su quella fascia. Tuttavia Lipsia fino adesso su quella fascia non ha fatto molto. Lancio proprio per la velocità, lo scatto di Yedlin, molto veloce come al solito, il cross in mezzo, non c'è nessuno, allora ci sarà rimessa dal fondo, palla che finisce fuori. Qui dato il trasferimento concluso, 54 milioni trasferito al Borussia Dortmund. Gundogan, qui il lancio intanto lungo, ma palla ripresa, Jamelta non sa più che fare, allora passa la palla nei confronti di Selk, poi Schnitz. Jamelta lancia lungo per Kaiser, che si fa vedere alle spalle di Lazar, che torna a Kaiser qui, fermato poi ottimamente da un grande intervento di un Clark, che in questa partita fino adesso non sta sbagliando nulla. Lazar è un po' in difficoltà secondo me con Kaiser, che è l'uomo più di talento, no, della squadra dell'Ipsia, quindi sicuramente Newcastle deve stare attento più da quella parte che sulla faccia sinistra. Però qui che azione del Newcastle ragazzi, tutta di prima, Ricci la può mettere in mezzo, attenzione Ricci, il cross adesso, attenzione, ci sarà calcio in angolo. Eh sì, ci sarà calcio d'angolo. C'era qualcuno che aveva gridato a rigore per un probabile fallo di mano, perché però sinceramente non c'è stato. Va Ricci proprio poi dalla battuta, dal corner, con il suo sinistro a tagliare il cross in mezzo. Attenzione, la palla ribotterà fuori, ma c'è il calcio di rigore. L'arbitro indica il dischetto del calcio di rigore. Incredibile, forse fallo di mano di Rimmi, se non sbaglio, del giocatore dell'Ipsia, e dunque il calcio di rigore che penso andrà a battere proprio Ricci. Lui è sia destro che sinistro, può tirarla dove vuole. Calcio di rigore importantissimo per Newcastle per passare in vantaggio in questa prima del torneo internazionale europeo. Va a partire proprio Ricci. 1-0 Newcastle.
Russell! Incredibile, giocatore fantastico questo! Ancora una volta ha dimostrato il suo vero talento anche dal dischetto e non ha sbagliato qui con il sinistro e il mancino. Lui che gioca sulla destra, guarda qui come l'ha piazzato bene. Ottima esecuzione, eccellente esecuzione da parte di Ricci che fa 1-0, Newcastle di vantaggio. Un gol importante da parte di Matt Ricci, il primo gol ovviamente in questa Coppa Internazionale Europea. Lo si ha al 23esimo sul calcio di rigore. Newcastle però non può accontentarsi chiaramente di un calcio di rigore, deve dimostrare molto ai suoi fan, soprattutto qui in casa. È una squadra che poi segna, quindi è una squadra che è abituata ad andare all'attacco, anche se sta vincendo. Qui in coppia d'acqua errato, Ricci subito, pallone in profondità, c'è cioè fallo di mano netto, però altro fallo di mano. Insomma l'Ipsa deve tenere le mani al proprio posto. Matt Ricci qua inquadrato, l'autore del primo gol, il gol del vantaggio del Newcastle. È sicuramente importantissima la sella, palla per Ricci, torna indietro per Yedlin. Yedlin ancora per Ricci, trovo molto bene, due sono anche molto rapidi nell'esecuzione delle manovre. Pallocchi per Mitrovic! Che gol ragazzi, 2-0 Newcastle. Ma è chiaro, la difesa dell'Ipsa ora è in bambola dell'offensiva del Newcastle. Qui colpo di testa imperiale da parte di Mitrovic, te la mette alle spalle dell'estremo difensore dell'Ipsia, che non può nulla ragazzi. Per la seconda volta qui la felicità di Emanuele Filoni, saluto molto molto contento di questo inizio dei suoi, ma a parte il risultato la partita la sta facendo il Newcastle. Ovviamente qui in casa è tutto più facile, però Mitrovic ex Brescia ha dato una mano in più al giocatore in bianco e in nero. Beh, Mitrovic è un giocatore che di testa fa la differenza, qua l'ha dimostrato, ha dimostrato un'altra volta, giocatore fantastico assolutamente. Reedman, Sek, Jamelta, può girare ancora Sek, gioca centralmente Poulsen, pallone sbagliato, altro errore di misura di Poulsen che fino adesso insomma non sta facendo bene, perché poi è lui che deve sorreggere l'attacco, quindi non è assolutamente facile. Lazar, Ricci, Ricci ora sulla sinistra andrà a giocare, Tioté sbaglia il passaggio. Però Newcastle ha un buonissimo centrocampo, specialmente sulle fasce con Buffon, Tioté, ma c'è anche Atsu in panchina, molto criticata la sua assenza, meno in questa prima fase, penso che in secondo tempo potrebbe entrare. Poulsen, pallone per Hasenberg, sul sinistro il cross, c'è cioè un'ottima difensore di chiusura difensiva di Clark, può fare partire l'azione Shelby, attenzione Shelby! Vuole il dribbling troppo pretenzioso qua, Poulsen poi, Poulsen si accentra, Poulsen il destro, va l'alta! Però finalmente la prima conclusione, non dico in porta, visto la palla è andata alta, ma verso la porta di Poulsen, che non ha calciato neanche male, però la potenza poi gli ha proiettato la direzione proprio del tiro verso la parte alta, verso la tribuna. Qui sbaglia ancora Newcastle, la palla regalata da Yedlin, che però recupera molto bene, ma ancora l'Ipsia con l'Emma, attenzione, Sek, il sinistro! Gran risposta qui dell'estremo difensore del Newcastle, che difende proprio il primo palo, Sì, qua insomma era un po' pretenzioso, forse la palla sarebbe anche andata fuori. Comunque ragazzi, fino adesso Newcastle ottimo, però non deve abbassare la concentrazione, è quello che Emanuele Filoni non vuole, appunto abbassare la concentrazione assolutamente. Kaiser, pallone in mezzo, c'è l'uscita del serio difensore, poi Tioté di testa, lontana la palla che rimane lì, attenzione ancora qui, non si capisce più nulla, la fine è lontana in qualche modo. Schitz, che rischio ragazzi, poi Jamelta, ecco l'Ipsia è tutto avanti, Poulsen non passa, Poulsen, Clark straordinario fino adesso, davvero una partita eccellente di Clark. Shelby allora può far ripartire, può trasformare l'azione da difensiva in offensiva. Shelby può accostare in mezzo, Power Perez, pallone che scheggia la traversa, non so se l'ha presa l'estremo difensore, infatti sì. Qui Poulsen, Yusuf Poulsen, 38 minuti giocati, 10 tocchi, un tiro fuori, nessuno importa. Quello che manca all'Ipsia, proprio la conclusione, o meglio ce ne sarà solo uno nei confronti dell'estremo difensore del Newcastle. Shelby, attenzione, cross per Ricci di testa, palla sul fondo, però questi cross sempre molto insidiosi. Qui intanto rivediamo il dispiacere sul volto di segnale sul volto di Yusuf Poulsen, che
la mandata alta, anzi qua c'è stato tocco prima del difensore, quindi calcio d'angolo, corner da parte di Babatrici, passo per Perez, il cross per Gruffron che non ci arriva. Sì, non so se era uno schema questo, ma non è stato progettato molto bene da parte del Newcastle. Ottima difesa di Lipsia, però sicuramente questo torneo prestagione ci farà capire come Newcastle possa impensierire squadre insomma non fortissime, a parte il Verde Brema, insomma è una bella squadra. Sopra attenzione, palla qui per Perez, entra a fare però la palla, torna su sui piedi di Shelby che però è in posizione di offside, entra la sua posizione offside, diciamo insomma l'allenatore dell'Ipsia ha espresso buonissime parole facendo riferimento a Shelby. La battere Schmitz, palla corta per Fletchner, ancora Schmitz, tedesco può portare palla, poi lancia per Kaiser di testa per Jamelta, ancora Selka, Streitz, attenzione Streitz qui ha molto spazio, entra a fare però Clark, ancora Poulsen, Poulsen il sinistro ribattuto, un po' troppo pretenzioso qua il giocatore, l'attaccante dell'Ipsia, poi Streitz, ancora lui può mettere in mezzo, il cross in mezzo, facile presa preda di Sears, poi Ricci di prima, niente a fare, meglio sulla destra Ricci che sulla sinistra sinceramente, che perché ha bisogno di più spazio, sulla sinistra lo può trovare, invece sulla destra un po' è sempre un po' chiuso da Kaiser. Demma, attenzione il sinistro, la risposta di Sears, attenzione qui Sears, sta combinando un pasticcio Sears che voleva immediatamente controbattere. Qui Ricci, che cosa ha fatto qui, se la fa Ricci passa a due e l'arbitro incredibilmente fa finire il primo tempo, fa terminare le ostilità almeno per questo primo tempo. Avrei qualcosa da ridire, infatti Ricci si lamenta un po' con il direttore di gara, ma si va negli spogliatoi per con il punteggio di 2-0 per il Newcastle. Torniamo tra poco ragazzi. Eh sì, un secondo tempo che sicuramente ci darà molte molte emozioni. Eccoli qui, entra intanto Christian Atsu al posto di Gufran. Gufran che ha fatto molto molto poco sinceramente, viste le sue doti, le sue abilità, le sue capacità. D'altra parte entra Forsberg al posto di Schweiz. Forsberg, nazionale svedese, giocatore molto molto interessante, che darà sicuramente maggiore sviluppo all'offensività, all'azione offensiva dell'Ipsia. Bisogna di portare più uomini possibili avanti, perché soltanto Poulsen insomma fa molta fatica. Ciamenta può avanzare, poi Schmitz, pallone lungo per Kaiser, posizione però di offside, è salito molto bene qua esterno sinistro Lazar del Newcastle. Sì, qua netta posizione offside a meno di un metro. Allora si può proseguire con il calcio in punizione. Lazar per Ricci. Ricci si fa vedere sempre molto sulle fasce, lui è molto abile poi nel luogo contro. Qui Ricci trova lo spazio, se ne va in mezzo a due. Ricci, passaggio, attenzione che va a fare Ricci, palla qui, straordinario, piacente, 3-0 Newcastle, il gol è di Shelby, ma che cosa ha fatto Ricci, sempre lui, due assist, un gol, che giocatore ragazzi, straordinario. Ma qui anche Shelby l'ha tirata molto molto bene, perché poteva fare un tiro semplice, ma lui l'ha messa proprio angolatissima, imparabile per l'estremo difensore, gran gol, ma grande azione superlativa di Ricci, che è il migliore in campo, un 9 non glielo toglie nessuno, se fa un altro gol gli do anche 10 ragazzi. Al 49esimo la partita penso che sia chiusa, venga chiusa con la marcatura, con il gol di Shelby, giocatore di cui ha parlato peraltro molto bene, come ho già detto in precedenza del primo tempo, ha parlato molto bene il mister allenatore dell'Ipsia. Insomma, queste sono le doti dei grandi giocatori, poi no? Shelby è il giocatore che deve crescere, ma che sta dimostrando di avere grande talento, grande capacità sul campo, non solo a parlare. Shelby Atsu si è visto poco fino adesso, ora si può far mostrare, può mostrare tutta la sua grande agilità sulla fascia. Allora qui palla troppo lunga per Yedlin, qui Shelby ha giocato un po' ha voluto un po' strafare in questa giocata. Entra Nabil Keita, esce Jamelta, che insomma ha fatto il possibile in mezzo, non era facile passare. Nabil Keita invece è più veloce, meno tecnico, forse meno tattico, però più velocità, poi anche più freschezza al momento può essere importante. Certo 3-0 in
quasi 35 minuti, è difficile da recuperare, ma ci deve provare il Lipsia assolutamente, almeno un pareggio. Certo, tre gol a farlo adesso sarebbero dovuti per lo più una dormita del Newcastle, sinceramente, vista anche le capacità in campo, le qualità in campo. Eccolo qui, Navichetà, pallone lungo per Poulsen, che ora va a fare spalle ancora. Poulsen, pronta partita la sua assolutamente. La Zarra si accentra, palla sbagliata, che da gran partita, entra molto bene, qui fallaccio di Lascelles, sarà penso anche il primo cartellino giallo della gara, sì, per il francese Lascelles, io chiamo Lascelles, non so se si chiama Lascelles o Lascelles, Jamal Lascelles, chiamiamolo così. Sì, qua ha detto il fallo su Poulsen, che si è spostato intelligentemente la palla verso la destra e ha protetto bene con il corpo il pallone, impedendo quindi l'azione sul pallone del difensore. Entra Orban, esce a Semberg, intanto terzo cambio tra le file dell'Ipsia. Cioè, Newcastle mi sembra un po' stanco, nonostante sia entrato Azu, che viene però, diciamo la verità, poco servito, molto più servito Ricci che però ci ha mostrato una giocata incredibile prima, in mezzo a tre giocatori, ragazzi, e poi l'ha passata a Shelby, ha visto un corridoio per Shelby, lo ha disegnato Shelby, da lì ha dovuto soltanto metterla dentro. Qui i tifosi di Newcastle possono essere molto soddisfatti, perché ha trovato anche dei grandi campioni quali Ricci, quali Mitrovic, importante in fase di finalizzazione. Quindi intanto primo piano per Selsa, estremo direzione di Newcastle, due buone parate nel primo tempo. Kaiser va a battere lui con il destro, e la palla che scheggia, la traversa, l'incrocio addirittura, un calcio di punizione stratosferico quello di Kaiser, rivediamolo, da 30 metri se non sbaglio, o se non di più. Mamma mia, palla che scheggia il palo, palo esterno diciamo, palla sul fondo. Mamma mia ragazzi, che grande calcio di punizione, peccato che gli è andata male, dai. Sarei stato contento nel vedere un gran gol così. Invece, insomma, niente da fare per l'Ipsia, un po' sfortunato. Ricci, Lazar, si muove, adesso ha molto più spazio Lazar. Niente da fare però con questo passaggio filtrante. Il Newcastle non deve sballare questi passaggi, perché contro squadre come l'Ipsia può andare bene. Però magari nella Premier League, nella EFL Championship, nella seconda lega, insomma, della Premier League, si può dire il campionato inglese, non sarà altrettanto, insomma. Secondo me l'Ipsia è una buona squadra, ma giocatori giovani che devono ancora molto imparare, e in queste coppe insomma non fanno molto bene. Perez, gran palla recuperata, Azu ancora lui, grazie alla sua velocità riesce a liberarsi dell'uomo. Azu va a provare il passaggio qui per Perez, troppo altruista quel nigeriano, assolutamente troppo altruista. Lazar, Chioté, Ricci, Lazara, grande giocata qui ancora di Ricci, Lazara può mettere in mezzo, il cross con il sinistro, Mitrovic anticipato proprio all'ultimo, ma ancora Newcastle in fase offensiva, sta vincendo 3-0, ma sembra che deve recuperare invece 3-0 con questa azione. Clark, Shelby, Yerlin, Shelby, veramente fa girare molto bene il pallone, qui però palla recuperata, ha tentato la verticalizzazione, c'è stato un intervento clamoroso di Clark, poi fermato. Perez torna su Ricci, c'è il numero straordinario di Ricci, la può mettere in mezzo, ci ripensa ancora Ricci, che partita ragazzi, da un 10 glielo devo dare assolutamente. Chioté, il destro, palla ribattuta della difesa, Shelby, Azu, Yerlin, Shelby, vediamo se si libera per il tiro a mon destra, abbiamo visto nell'occasione del terzo gol. Yerlin, Shelby, Lazar, Chioté. Beh, il Newcastle fa girare bene il pallone, qui trova un'ottima imbucata per Shelby. Shelby in mezzo a due, Shelby, fermata all'ultimo, Chioté, palla ribattuta, forse con tocco di mano, niente, l'arbitro non lo redarguisce in questa circostanza. Però ancora Lascelles in mezzo a due, straordinario il giocatore francese. Complimenti per Ricci, che non riesce a controllare, è anche molto stanco. Matt Ricci, la parte per adesso, cioè il quarto e ultimo cambio tra le file dell'Lipsia. Entra Werner, esce Zeck, ha fatto quello che poteva anche lui, Dante Zeck. Entra Timo, insomma, Werner, scusate, va a provare a mettersi in barriera, sì, quello lì.
C'è calcio di punizione per il Newcastle, che sta vincendo, sta prevalendo per 3-0. Ci vuole provare forse Shelby? Vediamo un po'. Il tiro, insomma, facile Preda, solamente ha calciato male, ha preso l'erba Shelby in questa circostanza. Clark, Yedlin, Lazar, la sella. Qui tanto c'è stato un fallo, non capisco perché l'arbitro abbia fischiato sinceramente in questa circostanza. Comunque si ferma il gioco, tutto a favore ovviamente per il Newcastle, che sta prevalendo, ricordiamo, per 3-0 qui proprio davanti ai suoi tifosi. Insomma, non poteva fare più bella figura la squadra in bianco e nero, squadra che ha bisogno di tornare in Premier League. Però questo è il torneo che anticipa la stagione, no, della seconda lega inglese. Un tanto di testa, grande intervento qui di Müller, ma sicuramente Newcastle è una delle favorite a tornare in prima lega. Però ci sono altre squadre interessanti assolutamente. Clark qui, Mitrovic, pallone per Shelby, il sinistro, parata poi Mitrovic, il destro e la palla per rete, il 4-0 di Mitrovic. Mamma mia ragazzi, fa filotto praticamente Mitrovic con questo 4-0. Il Newcastle è troppo superiore all'Ipsia, assolutamente, lo dimostrò qui un'altra grande azione. Si libera Shelby con il sinistro, gran risposta qui dell'estremo difensore dell'Ipsia, che però non può, ma guardate, questo non era un gol facile, perché uno può dire sì, a porta veramente quasi sguarnita, non era a porta sguarnita, trovare l'angolo in quella circostanza non era facile. Qui Manuele Filoni può esultare, ragazzi, deve esultare, perché questa è una poker da parte del Newcastle, che dimostra tutte le sue grandi qualità. Insomma, l'Ipsia forse non meritava questo 4-0, però diciamo la verità, Newcastle in quanto a possesso palla, in quanto a occasioni create, sicuramente superiore all'Ipsia, assolutamente. Forse 4-0 no, però 2-0 ci stava assolutamente. Qui sbaglia ora l'Ipsia nel balordone più totale, mancano 10 minuti più eventuale recupero al termine di questa gara, della prima gara, prima partita di questa coppa internazionale, prestagione internazionale europea. Ci dirà molto anche sulla stagione del Newcastle. Perez fermato, Corazzu entra a fare Shelby, non riesce a passare. Adesso Shelby è abbastanza stanco, comprensibilmente stanco direi. Poulsen, Lassell, Perez, può girare per Ricci, ancora Perez, non passa. Si è visto poco Perez, forse è uno dei pochi che non ha raggiunto il buono per il Newcastle. Qui Werner, attenzione a Werner, pallone dall'altra parte per Kaiser, che tira dritto per dritto, palla sull'esterno, però insomma non ha centrato la porta, non era facile, la distanza era anche ravvicinata, però guardare era difficile. Pallone comunque perfetto di Werner, assolutamente. Forse questi sono stati i cambi più azzeccati, Keita e Werner, che hanno dato più vigore, più velocità all'azione offensiva dell'Ipsia. Però a parte questo, insomma, non è che abbiano creato moltissimo, forse sì, due tiri nel primo tempo, è vero, però insomma. Forsberg gira per Werner, niente da fare, Clark, ottima chiusura. Ecco, Lazar forse è uno degli anelli deboli del Newcastle, ma insomma definirlo debole, un anello debole forse è troppo eccessivo. Però insomma sulla fascia destra si sono comportati molto meglio, ecco. Mitrovic sbaglia totalmente il passaggio per Azu, adesso la stanchezza si fa sentire. Mitrovic due gol, Ricci due assist e un gol, insomma anche di definire. E Shelby, insomma da Shelby poi è partita anche l'azione del quarto gol. Quindi ragazzi, è anche difficile definire il migliore in campo. Io vado con Ricci, perché insomma è lui che grazie alla sua giocata al calcio di rigore, al cross in mezzo, insomma ha dato quel qualcosa in più a Newcastle grazie alle sue incursioni, alle sue giocate. Vado con Ricci, però secondo me in campo Mitrovic tutta la vita. Il terzo Shelby, perché è solamente, ma c'è anche Senza, ha fatto un paio di parate importanti. Insomma Newcastle ha giocato tutto bene, anche in difesa Clark, gran partita assolutamente. Yellin anche lui ha fatto quello che doveva fare, Lazar sufficiente come Perez, insomma niente di che sinceramente. Lancio per Poulsen che può girarla molto bene grazie al suo fisico. Papadopoulos, Werner il destro, ripartito, ci sarà calcio d'angolo finalmente per l'Ipsia, che si mostra soltanto nel finale di questa gara in fase offensiva. Però Werner ha solamente dato qualcosa in più all'azione offensiva dell'Ipsia, ripeto. Qui la Stella e Clark si danno una mano, si danno il 5, scusate.
6 minuti di recupero addirittura, se non sbaglio. Mamma mia ragazzi, rotanti. Kaiser, pallone qui per Poulsen di testa, ancora calcio d'angolo se non sbaglio. No, rimessa al fondo. Eh sì, rimessa al fondo per il Newcastle, che si porta a casa questi tre punti in questo girone, che di certo non è semplice, non è facile. Assolutamente. Selza va rinvio lungo per Ricci, ma pallone ancora qui recuperato dal giocatore di Zia. Adesso vogliono entrare meno il gol della bandiera. Forsberg, cross in mezzo, Kaiser ha parato, Kaiser ancora, il 4-1 dell'Ipsia. Ovviamente è un gol importante solo dal punto di vista emotivo, soprattutto per Kaiser direi. Però Newcastle non può permettersi queste dormite di pensiero clamorosa. Qui Selza ha fatto un miracolo in precedenza, poi l'ha ripresa. Però insomma non poteva nulla sul tiro, sul secondo tiro di Kaiser, migliore in campo assolutamente dell'Ipsia Kaiser, ma anche Forsberg, quello che ha fatto l'assist, il ragazzo che ha fatto l'assist, Keita e Wermer sicuramente hanno dato qualcosa in più alla questo Ipsia del secondo tempo. Però tuttavia due gol subiti nel primo tempo, due nel secondo tempo, la difesa è da rivedere assolutamente. 4-1 per il Newcastle, penso che la partita possa anche chiudersi qua. Si continua con Atsu. Esno, termina qua, c'è il triplice fischio del direttore di gara. Il Newcastle batte il Ipsia per 4-1. Qui le strette mani tra Emanuele Filoni e l'allenatore dell'Ipsia. Gran vittoria quella del Newcastle, assolutamente. Però di strada ce n'è ancora da fare ragazzi. Le partite più importanti devono ancora avere luogo. Qui Matrici, migliore in campo assolutamente. Marco Galeone vi saluta dall'appuntamento alla prossima partita, sempre qui con We Are FIFA.